Mi interessa molto sapere Giorgetti, che ammiro per il suo pragmatismo, che è una cosa importante anche quando si tratta di valori irrinunciabili. Vorrei vedere veramente l'effetto di questa botta e risposta. Intanto grazie davvero per questa iniziativa, noi abbiamo seguito con molta attenzione tutto l'evolversi anche attraverso la chat e vi ringrazio anche da parte di altre associazioni, alcune sono parte organizzatrice, altre come la sottoscritta partecipa in ascolto e anche grazie a questa possibilità di intervento. E certamente siamo tutti dalla stessa parte e quindi è fondamentale che manteniamo in momenti delicati come questi. Parliamo di 60 giorni, un'unità straordinaria. Sottolineo 60 giorni perché la legge già c'è. Noi stiamo parlando di una legge che entra in vigore il 24 settembre, è già scritta. Nel senso, io qui ho il testo della Corte Costituzionale che analiticamente descrive i casi in cui si può arrivare al suicidio assistito attraverso quindi una modifica dell'articolo 580 del Codice Penale. E un secondo dopo il Parlamento non potrà che adeguare anche la legge sul fine vita, quella del dicembre 2017, al nuovo testo dell'articolo 580. È chiarissimo, basta leggere quell'ordinanza. E l'ordinanza, cioè la legge, entra in vigore il 24 settembre. Allora, davanti a questa situazione, soltanto un'altra legge dello Stato, come se fosse un decreto-legge, può intervenire e bloccare l'entrata in vigore di questa legge che ci sarà il 24 settembre. Non ci sono altre possibilità ed è già scritta. Allora, certamente la richiesta che si fa al Parlamento italiano è di intervenire in un'ottica di grande compatibilità costituzionale e di rifiuto radicale per l'eutanasia, ma di intervenire in modo tale, le soluzioni giuridiche le state studiando, che si possa disinnescare un testo che la Corte Costituzionale ha chiaramente definito. Allora, su questo dobbiamo essere intransigenti, perché altrimenti il 24 settembre, un secondo dopo, avremo in Italia una fattispecie normativa di apertura verso pratiche inizialmente di suicidio assistito e poi di compatibilità con la tenuta della legge 219. Allora, davanti a questa situazione c'è una responsabilità oggettivamente morale di chi è dentro le istituzioni e la vita politica, poi istituzionale, perché se ci richiamiamo alla Carta Costituzionale, beh, quella Carta Costituzionale ha dentro un principio di solidarietà straordinario, forse il più bello che ha la nostra Carta Costituzionale, e cioè che quando qualcuno sta male e magari reclama in un momento di sconforto anche la morte, e lo fa in assoluta libertà, c'è accanto un altro che con la stessa assoluta libertà cerca di impedire che si arrivi a quel momento estremo, cioè si confrontano due libertà. E quando una delle due libertà invece diventa un diritto, l'altra libertà muore, la libertà solidale muore, perché la libertà assistita da un diritto dà un presidio attuativo cogente per cui il magistrato non può far altro che attuare quella domanda, in questo caso eutanasica. E l'altra libertà è finita. Pensate, annienta la solidarietà, la possibilità di aiutare gli altri. Questo è il punto cruciale di una normativa che arma la libertà in senso tecnico assegnandogli un diritto soggettivo. Allora, la richiesta è che ci sia un supplemento di sforzo da parte dei parlamentari volenterosi. Si era iniziato a fare un dialogo, si era arrivati anche a calendarizzare qualcosa, ci risulta che adesso non si stia calendarizzando più niente. Vi chiediamo davvero, e lo chiediamo anche alle persone più lungimiranti, come senz'altro il sottosegretario Giorgetti, di potersi fare parte attiva. Segnaliamo, oggi è l'11 luglio, l'11 settembre, convochiamo un'assemblea di riflessione, cui siamo tutti invitati, tra 60 giorni, per verificare se effettivamente si è smosso qualcosa in quella direzione. Laddove non fosse, non potremmo far altro che testimoniare una contrarietà radicale verso la Corte Costituzionale, che nella sua assoluta libertà e anche dignità costituzionale prenderà una decisione, ma certamente anche in quel caso, essendo 15 persone, ognuna di loro con la propria coscienza, speriamo che possa quantomeno limitare i danni. Questa è la posizione
dell'Associazione Scienza e Vita, e confido che possa essere un viatico anche per questo nostro dibattito. Vi ringrazio. Ecco. Quindi passiamo la parola al sottosegretario Giorgetti. Naturalmente lui è un esponente importantissimo di questo governo, ma è chiaro a tutti noi che un tema del genere interroga le persone, anche i singoli parlamentari, e sappiamo benissimo come Giorgetti nelle riflessioni sia persona che ci mette la faccia, lo ha fatto anche oggi, e quindi a noi ci basta sapere il suo pensiero, sapendo che è un pensiero molto autorevole. Non abbiamo la pretesa di preannunciarci posizioni diciamo nell'ambito della maggioranza, che in effetti credo non ci siano. Grazie, mi ha anticipato, mi ha presentato come pragmatico e vi dico le cose come stanno, nel senso che è chiaro che questo governo e questa maggioranza non ha un'idea condivisa rispetto al fenomeno dell'eutanasia. Tanto è vero, questo era molto chiaro quando è nato il governo, quando è stato fatto il cosiddetto contratto, in cui tutte le materie di carattere etico, chiamiamolo così, sono state espunte dal contratto, e c'è condiviso il fatto che non si sarebbe andato né avanti né indietro, nel senso che si sarebbe cristallizzata quella che è stata la tendenza della precedente legislatura a andare, diciamo così, in forme, no, non le definisco. Quindi non c'è un vincolo di maggioranza, e anche una situazione parlamentare direi discretamente confusa, evidentemente non adeguatamente consapevole dell'importanza della questione. Questo è un problema però più in generale del Parlamento, così come si è venuto configurando negli ultimi tempi. E vi dico onestamente che l'esito finale di un confronto parlamentare, di un voto, in questo momento non lascia intendere che ci possa essere una soluzione favorevole nell'indirizzo auspicato dagli interventi che ho ascoltato fino adesso. Detto questo, io penso che questa sia una questione che non può essere lasciata all'emotività, deve essere affrontata con equilibrio e ponderazione, e quindi noi vediamo che anche l'opinione pubblica viene portata qua e là in funzione di eventi come quelli anche recentissimi magari che troviamo oggi sui siti. Richiede approfondimento, richiede appunto, come vi dicevo prima, consapevolezza. Ritengo, ma qui non è che voglio entrare in polemica con nessuno, che onestamente la sentenza della Corte Costituzionale abbia, in qualche modo innovato il modo di fare legislazione in Italia, se è vero quello che è stato osservato prima, cioè ha sostanzialmente decretato la condanna a morte a una determinata data, mediante se dialettrico ad altro, quello che succede negli Stati Uniti, poi il condannato a morte, avvicinandosi alla data dell'esecuzione, chiede sempre un rinvio per qualche motivo. Io non posso immaginare che lo scenario sia esattamente quello descritto dall'intervento precedente, e cioè che sostanzialmente il 25 settembre cambi una norma che esiste da molto tempo nell'ordinamento italiano, senza che il Parlamento, che è l'organo sovrano per quanto riguarda il potere legislativo, si sia espresso. E una elementare, quasi banale, principio di collaborazione istituzionale dovrebbe suggerire alla Corte Costituzionale di intendere, come si è sempre inteso, qualsiasi termine che esista in questo Paese, come termine non perentorio ma ordinatorio, parlando in termini giuridici. Io faccio ormai legislatore da 23 anni, di termini ne ho trovati tantissimi, mai uno l'ho visto, diciamo così, con draconiana efficacia in termini perentori. Certo, c'è stato, e io così lo interpreto, un segnale chiaro al Parlamento di occuparsi della materia, di discuterla e di approvarla. Poi che sia ragionevole il tempo di un anno per discutere e approvare una materia come questa, non lo so, sicuramente non nell'ordinamento italiano, sicuramente non in base ai nostri regolamenti e alle prassi parlamentari, non sicuramente rispetto, diciamo così, a un ambiente della nostra classe politica di oggi. Quello che è il mio auspicio è che, e per questo vi ringrazio per l'evento, anche per avermi invitato, è che si cominci a discutere seriamente
di questo argomento, che tutte le forze vengano, tutte le forze vitali, uso questo termine non a caso, in qualche modo si rendano disponibili a fare massa e anche opinione in questo paese per quanto riguarda questi temi, altrimenti finiremo sempre, diciamo così, nell'ambito della pura emotività che non porta mai a buone decisioni. È evidente, e vado a chiudere, che non ci sarà nessuna legge prima del 24 settembre, perché non ci sarà nessun governo che fa un decreto legge, non ci sarà nessun disegno di legge che può in questi termini diventare legge. Quello che ci può essere e che ci dovrebbe essere, secondo me, è una discussione, ma anche nel luogo, non semplicemente in commissione, perché adesso in commissione, per carità, si fanno magari gli approfondimenti tecnici più puntuali, ma una discussione davanti al Paese, e quindi in aula del Parlamento, in una discussione pubblica in cui queste questioni, visto che parliamo di tante cose banali o insignificanti, credo che si possa e si debba in qualche modo approfondire anche questo. Questo, almeno questo sì. Cioè, la Corte Costituzionale giustamente non può pensare che ragionate in termini astratti, toglietevi dalla testa nomi, facce, protagonisti, ma in astratto la Corte Costituzionale dice: ma è possibile che un Parlamento qualsiasi di questo tema non se ne voglia occupare? Non può non occuparsene. Ci occupiamo di decreti crescita, decreti innovazione, decreti poca cantieri, decreti di tutti i tipi immaginabili e possibili. Forse è il caso che nella sede massima la discussione, il confronto delle idee, ribadisco, con equilibrio e ponderazione, chissà mai che poi con l'aiuto della provvidenza possa portare a qualche esito positivo. Grazie.